Ben ritrovati amici tifosi biancoscudati e ben ritrovato anche alla mia spalla destra Riccardo. Ciao a tutti. È stato presentato questa mattina da alcuni minuti Massimo Oddo, nuovo allenatore della Padova fino al giugno del 2024. Le sue prime parole sono state che l'obiettivo ovviamente è quello di vincere, di tornare in Serie B. Un ritorno a 2 anni di distanza da quella finale maledetta del 12 giugno del 2022 al Renzo Barbera. Massimo Oddo torna per chiudere un cerchio, queste le sue parole. Non è un segno di ribalsa, ma la grande possibilità di poter concludere quello che per ben 2 volte, prima con il Sud Tirol e poi con il Palermo, non siamo riusciti a concludere. Sì, la cosa che mi ha fatto ben sperare che possa avere subito un impatto positivo è il fatto che lui più volte ha detto che conosce già la squadra, che ha visto tante partite in stagione, quindi comunque non parte totalmente da zero. Conosce appunto già l'ambiente e la piazza, quindi insomma fa ben sperare per il futuro, insomma, per il presente e per il futuro. Si conosce anche 3 calciatori, Donnarumma, Kirwan, che sono... E Dezzi. Rispettivamente capitano, vice capitano e Jacopo Dezzi. Progetto, al centro del progetto in quel 4-3-3 che Oddo schierò da fine febbraio fino alla finale di Palermo. Secondo me comunque cercherà di riproporre fin da sabato contro l'Atalanta Next Gen il 4-3-3. Sì. Ha lasciato comunque intendere che ci proverà a far coesistere Crisiti e Radrezza. Ha detto che nel calcio tutto è possibile, quindi insomma... Secondo me comunque cercherà di fare il possibile di... Esatto, per farli adattare. Esatto, e anche di recuperare Jacopo Tezzi. Un punto interrogativo sulla gestione di Vincenzo Torrente. E con Torrente. Ha dato il meglio di sé, con Oddo Tezzi. Esattamente. Magari è quel rinforzo in più che fino ad adesso non si è visto, insomma. Bene, e ti faccio una domanda. Ti aspettavi questo esonero? Me l'aspettavo, ma non in questo modo, nel senso che è stata veramente la notizia come un fulmine a ciel sereno, però diciamo che credo che sia stato giusto, perché comunque ormai la squadra era in totale confusione, quindi questo cambio può dare la scossa giusta per invertire la rotta. Il mio pensiero già lo conoscete, perché ho già fatto il video ieri sera. È stata una decisione per poter tentare ancora una volta il tutto per tutto, perché qualcosa comunque si era rotto, questo era decisamente comunque sotto gli occhi di tutti quanti. Ora inizia un nuovo campionato, dobbiamo essere fiduciosi. Perché... Esatto, quindi... Perché comunque siamo secondi. 70 punti. Esatto, quindi insomma... Ragazzi, ci vediamo sabato sera. Abbiamo le giuste carte regole. Ci vediamo sabato sera per l'esordio di Massimo Oddo contro l'Atalanta nel 23. Ciao a tutti e ci vediamo in prossimo video.